Il fenomeno dell'immenso patrimonio immobiliare del comune, rappresentato dal progetto case, lasciato all'abbandono, rischia di divenire un vero e proprio fenomeno sociale. L'episodio dell'appartamento incendiato nel complesso di Sassa, a causa probabilmente di un mozzicone di sigaretta, la dice lunga. Il fuoco è rimasto fortunatamente circoscritto al solo soggiorno di un appartamento che era già stato evacuato tempo fa, come l'intera palazzina, a causa dei balconi pericolanti. Questa mattina però i vigili del fuoco dell'Aquila erano di nuovo al lavoro per la messa in sicurezza dello stabile, per spegnere focolai ancora attivi ed evitare il propagarsi delle fiamme altrove. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, le fiamme si sarebbero propagate, come si diceva, da un mozzicone di sigaretta lasciato incautamente sul divano letto. Questo fa pensare che l'appartamento fosse occupato abusivamente, i segnali c'erano tutti. La palazzina in questione, per la verità, più volte è stata oggetto di denunce da parte dei residenti. Un via vai continuo e cocci spesso gettati dalle finestre degli appartamenti, piatti e stoviglie, come si vede ancora oggi. I garage poi sono stati depredati da tutto, cavi elettrici, neon, e probabilmente le persone entrano attraverso i balconi, forzando le finestre come si vede dalle immagini. I residenti chiedono controlli maggiori. La paura che abbiamo talvolta anche camminando qua lungo il quartiere, perché si nota proprio l'abbandono totale, un abbandono che insomma lascia perplessi, a parte perché vi è stato abbandonato tutto quanto era stato ben fatto per il terremoto, ma poi si vede proprio una situazione di degrado. Ovviamente se ci fossero più controlli mirati ad una situazione appunto di controllo per il sociale sarebbe sicuramente una cosa più opportuna. Le associazioni locali più volte avevano denunciato lo stato di degrado e abbandono delle palazzine. La stessa cosa infatti avviene in altri complessi del piano case. Il tema vero, il tema di responsabilità è proprio questo, quello di lasciare un patrimonio comunale esposto ad un rischio e di riflesso esposti allo stesso rischio anche quelli che ci abitano e ci vivono intorno, chiunque si siano.